got my first real six string. Bought it at the five and done. Inizia oggi il girone di ritorno per il Mori. L'avversario di giornata è la terza forza del campionato, il Belluno del Lagarino d'adozione Mister Vecchiato. Nella complicata situazione in cui versano i tricolori, una delle certezze dichiarata da Mister Zoller a mezzo stampa è che i suoi ragazzi lotteranno fino al termine della stagione come dei leoni. In attesa che ci pensi il DS Addeo, per la sfida odierna, da remoti tempi lontani, ci permettiamo di aggiungere alla truppa moriana qualche animato felino in più. Da remoti tempi lontani, dagli spazi più profondi dell'universo, arriva la leggenda di Voltron, difensore dell'universo. Dagli spazi profondi dell'universo torniamo però al comunale, dirige Marini di Trieste, all'ottavo sono i ragazzi di Vecchiato a farci vedere in avanti, Masoco va via sulla destra, crossa in mezzo, Poli buca l'intervento ma per sua fortuna nessun bellunese è pronto alla deviazione. Rispondono i padroni di casa al tredicesimo, break di Imperatrice e Mediana che ruba palla al diretto avversario e tenta la conclusione dalla lunga distanza senza trovare la porta. Un minuto più tardi, punizione dalla destra di Dosci in area, in uscita alta Skincariol anticipa Conkli, poi Tisi cerca dei Michei, fermato in fuorigioco dall'assistente del signor Marini. Al sedicesimo, provvidenziale chiusura di Prunster sul Cobra Corbanese, pronto a mordere dalle parti di Poli. La gara si sblocca al ventiduesimo, Duravia pesca in area Moriana, Masoc che devia di testa nell'angolo alla destra di Poli. Rispondono subito i ragazzi di Zoller, Pozza centra in mezzo dalla destra, Skincariola è bravo a deviare facendo perdere il tempo a Tisi per la deviazione aerea. Al ventiseiesimo si rivedono in avanti gli ospiti, bella giocata al limite di Dinka e gran risposta in angolo di Poli. 60 secondi più tardi Zoller perde per infortunio uno dei suoi leoni, è capitan Cristellotti per infortunio a dover abbandonare il campo, al suo posto entra dal fiume. Buon momento dei tricolori nel finale di prima frazione, al 37esimo Dossi dalla sinistra crossa basso per Tisi, che viene stoppato dal diretto avversario. L'azione prosegue e Dossi chiama all'intervento basso l'estremo difensore ospite. Occasionissima per i padroni di casa al 39esimo, Pozza servito sulla destra da Tisi, centra in aria, Skincariol non trattiene, ma poi si supera deviando in angolo la conclusione dei Michei. Ancora tricolori in avanti al 42esimo con Imperatrice, il cui tiro da fuori area si spegne di poco a lato del palo alla sinistra di Skincariol. Nel suo momento migliore il Mori incassa il raddoppio ospite, a due dal 45esimo schema su punizione orchestrato da Dinka e concretizzato da Bertagno che gira alle spalle di Poli. Si va così a riposo sul 2-0 per il Belluno, ad inizio ripresa subito vicini alla terza marcatura i ragazzi di Vecchiato, sugli sviluppi di un angolo è Pescosta a concludere di potenza sul primo palo ma è bravo Poli in due tempi a salvare i suoi. Al 50esimo i padroni di casa accorciano le distanze, dei Michei viene messo giù in area da Pellicanò e il direttore di gara segna il rigore. Dal dischetto Tisi non sbaglia e sigla la sua sesta rete stagionale. Rinfrancati nel morale i tricolori si portano in avanti per cercare il pari, ma sono i bellunesi a rendersi pericolosi in più di un'occasione. Al 62esimo è Dinka a concludere la rete ma è attento Poli a deviare in angolo. Al 64esimo Pescosta sfonda sulla destra, centra basso e la girata di Corbanese termina sul fondo. Al 67esimo Mignati tutto solo in area calcia ma è bravo dal fiume a deviare il pallone che si accomoda sopra la traversa della porta di Poli. Episodio dubbio al 72esimo, Conkli lanciato dalle retrovie viene messo in area da Sommacal, per Marini e il suo assistente di destra è tutto ok, Zoller non ci sta e abbandona volontariamente il campo. Leoni feriti nel morale ma orgogliosi, a 10 dalla fine colgono il pari, angolo di Tisi dalla sinistra e spizzata aerea di Maccio dei Michei che insacca nell'angolo lontano. Colto il pari, nel finale ancora in avanti i padroni di casa, all'84esimo punizione di Tisi, alzata sopra la traversa da Skincariol. Dopo l'espulsione per reazione di Pellicanò sul neo entrato Manica, nei 5 di recupero i tricolori si rendono pericolosi con il cost to cost di Scheffer e Dossi, ma quest'ultimo sfinito non riesce ad andare al tiro. Finisce 2-2 al comunale, il Belluno perde una buona occasione per avvicinarsi alla vetta, i leoni tricolori colgono un punto con l'orgoglio e abbandonano l'ultimo posto in classifica.